Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Colonna 2 Lunatias Vale. Allora, perdonatemi, nel video precedente, a saperlo, avrei potuto fare un livello in più, perché Colonna 2, a differenza che il primo, vi ricordate nel primo che c'era livello boss. Qua invece, perdonatemi, qua invece c'è tipo, abbiamo fatto due livelli e dopo c'è il boss, ma non c'è il livello, per quello mi ero fermato. Perché pensavo nel prossimo video di fare il livello e il boss, invece qua c'è solo il boss, no? Ok? Quindi continuiamo. Appunto, adesso andremo a fare il primo boss del gioco. E poi eventualmente, se riesco, mi faccio anche due livelli. Io pensavo che qua, vedete, nel tempo di Claremoa, ho detto dovrò fare il livello e poi il boss. No, c'è subito il boss, cazzo. Mi ero dimenticato sta cosa. Tra l'altro, a cazzo, non le ho prese tutte qua le gemme, vai, ma ripeto, completismo. Totale lo valutiamo poi. Quello che mi interessa è recuperare tutti i prigionieri. Ok, andiamo. Abbastanza semplice come boss, vabbè, adesso ve lo spiego poi. Perdonatemi, non avevo schiacciato la X. Ah, vi devo far notare una cosa, vedete che tazza ha due colori? Ne parleremo, cioè vedrete poi avanti, vabbè, adesso non vi voglio spoilerare nulla se non conoscete il gioco. Bella la soundtrack di Leorina. Tra l'altro, ripeto, graficamente mi aspettavo dal 2, ripeto, perché il primo è veramente delizioso, il 2. Non so, graficamente mi aspettavo un po' di più. Mi sembra più bello il primo, Door to Phantomile, di grafica rispetto al 2, ma magari è una mia impressione. Poi ci saranno alcuni dettagli in alcuni livelli che vi farò vedere. Dei dettagli che secondo me potevano curare meglio, ecco. Ok, Fogaran il corazzato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo colpire, vabbè, dobbiamo andare di là. La X che ha dietro la schiena. Una volta colpita, inizierà a girare e se siete bravi, potete colpirlo subito. Vedete che l'ho fermato, potevo colpirlo anche subito, ancora prima di fermarlo. Sì, vabbè, ho sbagliato. Ah, vi faccio vedere cosa fa, vabbè. Vedete, lancia queste, queste basta saltarle, ragazze. E siete bravi, dicevo. Vedete che si può ricolpire? Subito. Sostanzialmente, ecco, nella prima fase non fa altro che lanciare questi, ma nulla di che. Seconda fase carina. Guardate anche l'elettricità che gli esce. E qua dobbiamo saltare, fare la stessa cosa. Il procedimento è lo stesso. Dobbiamo sempre colpire appunto il suo punto debole. Però adesso non gira, se non ricordo male. Ah, però vedete, sono riuscito a dargli un colpo veloce. Sì, la boss fight si può finire anche abbastanza velocemente. Ora però vi voglio far vedere un po' quello che fa. Effettivamente sta un po'. Guardate il fumo rosso, avete visto che figata. Non vi ho fatto vedere bene il moveset. Qua vedete, inizia a muoversi un po' di più. Vabbè, eventualmente ve lo faccio vedere un po' meglio poi, ragazzi. Mi spiego meglio. Questo boss, così come gli altri, si potranno riaffrontare poi, ragazzi, in delle prove a tempo. Magari vi faccio vedere un po' più quello che fa, a parte che appunto, oddio. Dicevo, qua posso parlare un attimo. Lancia con le palle spinose, poi muove un po' le braccia, nulla di che, ecco, abbastanza semplice. Poi del resto, vabbè, è il primo boss.
E vedete, quando lo colpite nella prima fase, dopo inizia a girare veloce. Se siete bravi, riuscite a ricolpirlo subito. Se sbagliate, invece lo fermate, vabbè, e dopo colpite. Non so se ho trovato il simbolo, no? Di Orina che ce l'ha dietro nel mantello. Sull'aeronave ce l'ha e ce l'ha anche su in testa. Questa ragazzi è la prima campana che suoniamo, giusto? O è già la seconda? No, la seconda se non sbaglio. Ma se faccio salta? Vabbè, salta e non fa praticamente, penso, la scenetta. Guarda anche le rocce potevano curarle un filino meglio, vedete come sono fatte? Aiutami, vi ricordate dov'è che l'avevamo sentito, ragazzi? All'inizio del gioco. Sto cazzo. Ha detto chi è, no? Io ho risposto. Ecco, prima di procedere con la nostra avventura che sarebbe sotto, quindi per intenderci ragazzi, vedete, il parco di divertimenti sotto molto bello secondo me, c'è da fare il filmatino qua. Perfetto. Allora, in teoria, ragazzi, due livellini dovrei riuscire a farli. Dopo ci sarebbe il boss, vabbè, ma quello lo facciamo poi eventualmente nel prossimo video. Ah, cavolo, è vero, adesso c'è il filmatino e dopo il filmatino ci darà accesso agli altri due livelli. Me l'ho dimenticato. Parapara.
Penso che l'abbiate già riconosciuto dalla voce. Avete visto perché vi ho detto fate attenzione ai colori prima? Non ho mai capito se ha la capacità di sdoppiarsi o se sono due creature in una. Questo non l'ho mai capito, a dire il vero. Non mi ricordo se poi... Perché vedete che c'è sempre scritto Tat, però... Ah no, forse sono due creature in una. Guardate le unghie, ragazzi. Le unghie di Popka. Benissimo, allora io nella mia partita in solo, ragazzi, avevo fatto prima il livello a destra. Quindi, tanto per cambiare, scivolo della giungla, molto difficile, soprattutto a livello completistico. È il primo livello dove useremo la tavola da surf. Quindi, visto che io ho fatto questo nella mia partita in solo, ragazzi, iniziamo da questo. Luna Park di Joyland, molto bello. Qua ci saranno anche nemici nuovi, che belle musiche, cazzo. Fuori dei coglioni. Ecco lì. Qua, ragazzi, è un problema. Nel senso che in un uovo c'è la lucciola, mi spiego meglio, quella che vi dà il per due, no? Il problema è che non mi ricordo quale sia l'uovo. Vedete però. Cioè qua, a livello completistico difficilissimo perché dobbiamo capire dove c'è la lucciola, che era mi sa di là a sinistra. Quindi dovevo colpire prima a sinistra e poi prendere le uova, quelle con dentro due diamanti. Altrimenti non riusciamo a prenderli tutti 150, penso. Però ripeto, adesso non è nei miei piani prendere tutti i diamanti. Filmatino. Esatto, questo, ragazzi. Esatto, dopo un po' che lo utilizziamo, ragazzi, scompare. Ecco, dovete premere la X più volte, ragazzi, vedete? Premendo la X più volte lo muoviamo, poi quando volete lo potete lanciare col quadrato. Voglio capire una cosa però, un mio sfizio, se io lo prendo e lo tengo così, voglio capire se si consuma lo stesso, sì, guardate, si consuma anche non utilizzandolo, proprio un discorso di tempo, una volta preso c'è un tot di tempo prima che va via, ok?
Prendiamo questo, ragazzi, adesso. Se devo, potevo prendere anche l'altro. Devo dare una botta a questo. Ma vai a fanculo. Quindi. Poi saltiamo qua. Prima destra, ragazzi. Dovrei riuscire a... Ok. Tra l'altro, guardate l'animazione, sembra che nuota, guardate le gambe dietro, le mani, eh? Qua è simpatico, guardate cosa può. Qua escono i nemici, li fate fare le acrobazie a quello lì, guardate. Comunque, andiamo avanti. Questo, torniamo giù. Ah, che cazzata, che cazzata, che cazzata, che cazzata. Quella è una brutta cazzata, è stata. La fretta. Ci arrivo, sì. Là mi meritavo di cadere. Bello qua lo sfondo con i fuochi d'artificio. Però per dire una stronzata, guardate l'acqua. Ma non è una critica, è una mia considerazione personale, cioè la potevano far meglio. Secondo il mio punto di vista. Ci sono alcuni dettaglini che avrei curato un po' meglio. Sarebbe stato ancora più bello. Allora adesso ragazzi. Sopra. Oh. Ma perché non esce? Oh. Quando si avvicina lo prendete e premete qua. Pa pa para para pam. Dal cuore posso anche non prenderlo. Oh, questi sono una figata, guardate. Mi porto in altissimo. Bellissimo. Qua planate se non siete sicuri o se siete posizionati male, vi potete riposizionare meglio. Questo pezzo è stronzo. Stronzo perché prendere tutte le gemme appunto non è facile. Però vedete, una volta arrivati qua non potete più tornare indietro, quindi dovete prenderle, calcolarvi bene i tempi. Cioè i tempi, dovete posizionarvi bene col Keaton. Mi chiedo come cazzo abbia fatto a far saltare il ponte, ma ok. Pa-pam. Sarebbe questo. Prendiamolo anche se non mi serviva il cuore. Carino sto pezzo. Se ne sbatte altamente e infatti non si spaventa lui ma si spaventa Lolo. No. Ok, let's go. Ma perché il fuoco, non ricordo di preciso, vi uccide mi sa con un solo colpo, un po' come la lava, vi ricordate nel primo, no? Basta star fermi qua e saltare al momento giusto, nulla di che. Molto semplice. Sto cercando di capire cosa sono quelle creature che si vedono là.
Tanto vedete che hanno tipo anche una specie di falce, se non vedo male. Vedete la falce, no? Comunque uno, due, questo e poi questo. Però io vorrei prendere anche la vita, perché non... Ok. Che figata sta musica, molto spettrale, no? Allora qua dobbiamo prendere levati dal cazzo. Questi tra l'altro non fanno danno, se avete visto, però rompono i coglioni, cioè vi spostano. Tipo così, no? No! No! Vabbè, vaffanculo. Volevo farlo in una volta sola, vabbè. Ti levi dal cazzo? Grazie. Altro semi enigma, chiamiamolo così. Allora, dovete salire. Prendete quel pirla qua, lo tirate, colpite qua veloce, prendete questo, saltate e colpite qua. Tra l'altro non mi ricordo, fatemi controllare una cosa. Qua in alto c'è qualcosa? No, no. No. Per sfizio. Qua ragazzi è molto importante, vedete che ci sono più... guardate là sullo sfondo dello schermo, vedete che ci sono vari nemici, ecco, di quelli grossi. Ce n'è più di uno che vi rilascerà i diamanti, eh. Quindi è importante ucciderne più di uno, dovrebbe arrivare anche l'altro. Questo è quello di prima. Vedete? Però anche l'altro in teoria, vedete sullo sfondo? Cioè dovrebbero venire. Sono abbastanza sicuro di questa cosa, ma non capisco perché non venghino. Vedete? Questo è un altro, eh? No. Eppure io sono sicuro di... E vedete? C'è quello a destra che adesso ci darà nuovamente i diamanti, ma c'è anche quello a sinistra. O forse sono quelli due lì vengono avanti. Perché qua l'ho saltato, questo salta e l'abbiamo già fatto esplodere. Però questo qua, il pirla qua in fondo, non sembra voler venire di qua. Vedete che non viene? Allora sono solo quei due là, comunque dovete ucciderli tutti e due per ottenere tutti i diamanti. No, non viene. No, non viene. Bando alle ciance, allora facciamo così. Gonfiamo col pirla qua. Pure strano. Allora, salve, questi sono bellissimi. Allora, questo qua, innanzitutto, premiamo, saltiamo, così, così, e poi ripremiamo qua. Ah! Adesso lo gonfiamo e prendiamo i diamanti. Benissimo. Buoni, buoni. Ecco, anche sto pezzo è abbastanza una rottura di minchia, quindi facciamo così. E intanto abbiamo preso tutti i prigionieri. No! Posso farlo in più tappe? Sì. Questo vedete lo posso fare in più step, ma l'altro, quello più lungo, mi sa che non lo potevo fare in più step così, eh. Cioè, di andare avanti e tornare indietro, no? Quando ero sul tetto prima. Livello qua quasi finito. È abbastanza. Palloncini fantasma, che fantasia, che poi qua basta fare così e continuare a colpirlo, non è nulla di difficile, sinceramente. Sì, la vita è quella di un boss, ma vi faccio un po' vedere. Non è che faccia chissà cosa, lancia queste che vai, possono fare danni.
fa le fiamme, ma vediamo un po' come si comporta. Ok, sì. Ma fanno danno anche prima del... Easy, no? Cioè, ha messo la vita come boss, ma alla fine... Ah, è vero, c'è ancora un pezzo che mi ero dimenticato. Tra l'altro, perdonatemi. Devo controllare anche quanto siamo di video. Vieni qua, pirla, grazie. Completamente sbagliato. Vita. Datemi un secondo. 25 minuti. Dai. Occhio qua. Vi dico già, a sinistra non c'è niente, ragazzi. Quindi giù di qua. Perché a sinistra non è andato a vedere io, non c'è nulla. Questi vanno saltati, eh. E io, fossi in voi, per sicurezza planerei, però dipende anche. Ecco, qua è molto importante cercare di prendere tutto. Giustamente ho mancato tutto come un coglione. L'ho giocato malissimo lì. A parte che non sarei comunque arrivato a 150. Qua basta il salto. No, dovevo planare. Se vado avanti di là. No, tanto dopo di là non posso andare sopra di là. Dobbiamo andare qua. Sì, questo ragazzi non è poi così difficile, basta continuare a saltare sostanzialmente. Dovete calcolarvi bene i tempi, basta saltare così. Fatto. Questo è easy easy. Quello dopo invece. Guardate come la scuote. Dicevo, quello dopo invece sarà molto più difficile catturare Kat. No, perdonatemi, Tat, anche un po' macchinoso, poi ma ne parleremo. Depravato. Fine, ma sto eventualmente pensando sinceramente se fermarmi qua o se fare un altro livello. Beh, mezz'ora l'ho quasi fatta. Poi solitamente faccio i video di un'ora, come sapete, ma potrei farmelo un livello, ragazzi. Vedete, 137 i diamanti. Nella mia memoria la Lacuscia l'ho fatta a pieno, con tutti i diamanti e tutto. Ma sto pensando eventualmente, quasi quasi, di fermare qua il video, ragazzi. E nel prossimo video, dai, lo facciamo un po' più lungo. Nel prossimo video ci facciamo Scivolo della giungla. Poi, tra l'altro, molto figo il livello, però ripeto, tosto. Ci facciamo Scivolo della giungla. Dopo Scivolo della giungla, se non erro, ci dovrebbe essere il boss. Poi un filmatino. E dopo questo, ragazzi, la prossima tappa sarà lì a sinistra, vedete? In quella là, lì a sinistra. Quindi rimaniamo così. Scivolo della giungla nel prossimo video. Boss e altro livello, mi sa. O magari anche di più, vediamo. La prossima volta ci faccio anche un'oretta. Allora, io qua direi di uscire. Che altro chiudo, che è tardissimo, sono le 3 di notte, ragazzi. Bene, ragazzi, detto questo, spero che questo video di Chrono 2 Lunatia Svegli vi sia piaciuto e vi possa essere utile.
Vi ricordo di condividere il mio canale se vi piace. Bella lì.